Buonasera, benvenuti a questa puntata di Dopocena, ben ritrovati cari amici telespettatori, un'altra puntata interessantissima perché parleremo di insomma, una cosa che ci circonda, qualcosa si è intravisto nell'inquadratura larga, sono in mezzo a noi, ma parleremo e tratteremo di questo argomento con delle persone esperte, espertissime. E sono in mezzo a noi, ho detto. Che cosa sono? Gli alberi. Gli alberi sono in mezzo a noi, fanno parte del nostro vivere quotidiano, delle nostre città, dei nostri boschi, delle nostre montagne e sono delle, insomma, non sono soltanto ornamentali, ma sono delle entità che vanno curate in maniera particolare. Bisogna farlo con scienza e discernimento, non bisogna prendere la prima cosa che abbiamo nelle mani e tagliare. Quindi parleremo di arboricoltura e poi di una pratica con gli ospiti che abbiamo qui, che è il tree climbing, quindi una forma insomma, di potatura e di divertimento anche, perché insomma, ho visto delle foto, deve essere una cosa molto divertente. Allora presentiamo subito gli ospiti con cui tratteremo in maniera il più esaustivo possibile questo argomento. Allora li introduco subito, benvenuti, ben arrivati. Grazie, sono grazie. Lorenzo Longarini e Massimiliano Stocchi, ambidue. Buonasera. Buonasera. Siete comodi? Sono comodissimi. Per voi i divani sono una situazione un po' insolita, state meglio appesi, insomma, sugli alberi. Allora, sono ambedue degli arboricoltori e ambedue tree climber, quindi voi vi arrampicate sugli alberi. Allora, però, prima di fare insomma, nello specifico un focus su questa cosa, partiamo dall'inizio. Allora, l'albero. È quello che vediamo insomma anche qua inquadrato in alcuni esemplari magnifici. E, chiaramente ci confrontiamo con loro tutti i giorni e da questo bisogna partire, insomma, dalla loro, dai loro ambienti naturali e cominciare magari a visitarli, i loro ambienti naturali, e capire che, come funzionano, come vivono, come mangiano, come muoiono eventualmente. E questa cosa spesso è un po' lontana da noi che viviamo più magari in città. Questi sono alberi bellissimi, cioè che ci avete portato come immagini, no? Questo che cos'è? Questo è un platano orientale che sta vicino a Forlì. Fantastico. Si vede già dall'autostrada salendo, 3 chilometri prima del casello di Forlì, sulla sinistra, sì, c'è questo magnifico esemplare. Stupendo. Questo è l'interno della pianta precedente. E diciamo che l'arboricoltura in Italia sta iniziando ad avere una buona diffusione e cerchiamo di implementare ancora la conoscenza degli alberi perché pensiamo che ce ne sia il bisogno, visto che molto spesso si vede nelle nostre strade altro rispetto a questo. Poi qui parliamo di dimensioni enormi. Si vede qua una persona piccolissima alla base, insomma. Quindi basta immaginare capire che cosa. Sì, siamo sui 90-100 metri di pianta, ecco. Cioè, una robina tanto per. In Italia non ci sono di queste dimensioni, però diciamo che. Questo è. No, io prima ho detto, insomma, li ho chiamati delle entità, cioè gli alberi sono delle entità, però noi diamo molto per scontato che gli alberi sono lì, sono piantati, fanno le loro cose, insomma, in realtà, cioè, che cos'è l'albero? Chi è l'albero? L'albero è un essere vivente perfettamente integrato nell'ambiente in cui cresce ed ha una storia evolutiva lunghissima, sicuramente superiore alla nostra, e per il semplice fatto che non può spostarsi, ha dovuto ovviare con degli stratagemmi molto interessanti. Prima di tutto è quello di essere, noi lo vediamo come singolo elemento, ma andrebbe in realtà considerato come un sistema che è composto da non solo da quello che vediamo, ma anche dagli associati che lo frequentano, noi compresi. Ecco. Quindi insetti, funghi, uccelli, altro tipo di animali, ripeto, noi compresi. L'uomo. Che purtroppo negli ultimi anni, per non dire dall'inizio della sua storia evolutiva, si è avvicinato agli alberi in maniera, diciamo, un pochettino violenta. Arrogante, sì. E parlando di alberi, noi vogliamo fare questo, insomma, cercare di riavvicinarci in un modo più naturale. Anche perché
la motosega accesa molto spesso spegne il cervello di chi ce l'ha in mano. Ecco. E bisognerebbe, ripeto, avvicinarsi prima in maniera, ecco, qui possiamo vedere ad esempio una motosega accesa che ha spento un cervello di qualcuno. E ha fatto quello che ha fatto. E ha fatto questo lavoro qua. Come si chiama questo scempio? Capitozzatura. Capitozzatura, ok. Ma qui in realtà è stata ripetuta, insomma, negli anni. A parte lo spettacolo desolante, insomma, che si presta, però è proprio sbagliato potare gli alberi in questo modo. È sbagliato per diversi motivi. Il primo in assoluto è che togliamo la cosa fondamentale che serve ad un albero, che sono le foglie. Le foglie sono il mezzo tramite il quale gli alberi si alimentano, perché fondamentalmente mangiano luce. Luce. Non è che si alimentano di tante altre cose. La cosa più importante è la luce. Ci siamo dimenticati della fotosintesi, ecco, di come funziona. E quindi molto spesso le persone che si avvicinano agli alberi, molto spesso purtroppo con motoseghe in mano, sono convinti che gli alberi mangiano attraverso le radici. In realtà dalle radici prendono solo sani minerali che servono poi alla fotosintesi, a formare. Quindi togliergli... Togliergli tutta la capacità fotosintizzante è un problema grosso per l'albero, perché non può più mangiare, quindi in poco tempo ha bisogno di rifare quello che gli è stato tolto. Questo qui, ad esempio, ne è un esempio. Ci hanno portato degli esempi bellissimi, tra cui uno... Lo solleviamo un attimo, questo fatelo così vedere. Questo è proprio l'esempio di quello che è la conseguenza, ecco, un caso di questo tipo qua, in cui l'albero è stato capitozzato. Tra l'altro qui parliamo di tigli giovani, sui quali non c'era assolutamente bisogno. Poi arriveremo anche al lato economico di questo intervento qua, perché è importante anche quello. Cosa succede? Dopo questo avviene questo, cioè l'albero, come si dice, ricaccia, cioè riemette dei rami da delle gemme dormienti che stanno subito sotto il taglio, e questi rami servono a riprodurre l'apparato fogliare, quindi la bocca. Qual è il problema? Che se l'albero si alimenta con le foglie e adesso non ce l'ha più, con che forze produce tutto questo? Deve attingere alle riserve, quindi sono fusto e radici. La conseguenza qual è? Un impoverimento dell'apparato radicale, che nel tempo subisce una instabilità, contro un appesantimento dell'apparato fogliare e dell'impalcatura dei rami e della chioma. Quindi ho peso sopra e debolezza sotto. Molto spesso nel tempo i ribaltamenti e le rotture conseguono proprio a questo tipo di interventi, anche perché questi rami non sono ben inseriti nel tronco, nel fusto o nel tronco su cui vengono tagliati. Ad esempio qui possiamo far vedere la differenza molto bene. Questo è, tienimi Massi, un ramo che è stato tagliato, che era ben inserito sul fusto. Tagliato in maniera corretta. Esatto, era inserito fino al centro. Adesso qui non si vede magari perfettamente. Era inserito fino al midollo e questo l'ha prodotto lui crescendo. Certo. Questi rami qua invece sono dei rami che ha riprodotto dopo e quindi sono collegati solo subito sotto la superficie. Immaginiamo che se un ramo di questo tipo qua diventa 10-15 cm di diametro per una lunghezza di 7-8 metri, abbiamo una leva causata da vento o da precipitazioni molto importante e quindi qui ci sono problemi di rotture. Il problema è che questi diventano rami molto grandi, molto alti. Velocemente. In poco tempo comunque ritornerà più o meno all'altezza che l'albero aveva prima. Ecco, qui si vede. Il problema è che questi rami non sono ben inseriti, quindi diventano pericolosi e facilmente cadono anche con il vento, con la neve, ad esempio. Qui si vede un bel inserimento e come l'albero riesca a produrre il materiale tutto attorno al ramo, perché in realtà concresce, cioè cresce insieme alla pianta, quindi qui ci sono strati di tessuto legnoso che vengono sovrapposti ramo, pianta, ramo, pianta, ramo, pianta, per creare questo qui che è il collare del ramo, ramo fusto. Esatto, ed è estremamente robusto il ramo originale, l'inserimento del ramo originale costruito dalla pianta, al contrario di quello che vedevamo prima, che è assolutamente debole. Certo. Vado subito al nocciolo della questione anche, che ci interessa, perché parlavo di aspetto economico. Sì. Perché questi interventi di capitozzatura sono molto veloci da fare. Fondamentalmente sono anche economici su singolo intervento. Al momento, diciamo. Ma nel tempo ci costringono a tornare a mettere le mani sulla pianta molto più spesso.
Quindi nel tempo io ho una pianta più brutta, meno sana, insicura e che mi fa spendere soldi. Tutto il contrario di quello che si voleva fare. Esattamente. Ecco, abbiamo degli alberi ornamentali che diventano dei problemi fondamentalmente. Cioè, il problema è che passa il concetto che se un albero è troppo alto bisogna abbassarlo perché è diventato pericoloso. In realtà con questa pratica lo si rende ancora più pericoloso. E come diceva Lorenzo, negli anni sono costretto a rintervenire perché tutti quei ricacci io devo comunque gestirli in qualche modo. Una potatura corretta invece prevede un intervento ora e poi magari intervengo fra 5, 6, 7, 8 anni, perché non c'è bisogno di rintervenire se faccio un'impostazione corretta dell'albero, della chioma. Scusami, faccio un inciso. È chiaro che le condizioni degli alberi nel tempo mutano e se molto importante anche la scelta dell'albero giusto nel posto giusto. Fondamentale. Capitavamo ieri insomma su un lavoro dei lecci che fondamentalmente sono delle querce e vogliono diventare grandi come delle querce, piantati a 3-4 metri da casa. Non che la casa è stata ampliata dopo, cioè piantati a 3-4 metri da casa. Vogliamo farci del mare e crearci dei problemi. Allora andrebbero in partenza scelte le essenze giuste per il posto giusto, farlo capire ai clienti molto spesso, insomma, e questo fa parte dell'arboricoltura, cioè l'arboricoltura non è solo piantare, l'arboricoltura è anche piantare, scegliere la cosa giusta, avere un'idea di dove andiamo a finire, perché poi loro ci sopravvivono. Noi diciamo a volte il nostro albero, ma noi siamo solo i custodi temporanei, perché loro ci sopravvivono. Sì, esatto. Quindi pensiamo di poter fare quello che ci pare sugli alberi, in realtà bisognerebbe avere un po' più di rispetto e un po' più di sentimento di collaborazione, perché la cosa che ci dimentichiamo, che loro fanno silenziosamente, sono i benefici che portano. E sono quei 5-6 più importanti, diciamo che fondamentalmente l'ossigeno che producono, esatto, per la nostra vita è abbastanza importante, no? Insomma. Ma poi tutti gli altri, cioè la termoregolazione, una certa percentuale di umidità che ci garantiscono, che a noi serve in realtà. Per vivere bene, l'assorbimento delle polveri sottili in città è molto importante, la riduzione dell'effetto, uso un termine inglese, runoff, cioè il dilavamento superficiale delle acque. Se un'acqua piovana viene intercettata precedentemente dalle delle belle chiome, c'è più tempo perché arrivi al suolo e quindi il suolo ha più tempo per assorbirla gradualmente. In maniera graduale. Quindi non ci troviamo con questi allagamenti improvvisi anche delle nostre strade. Gli effetti positivi sulle persone che vedono un bel posto, ecco. E quindi si sentono meglio. Tu prima mi dicevi, prima di iniziare, perché ci si sente bene quando si abbraccia un albero? Perché fondamentalmente noi da lì veniamo un po', insomma, anche, ecco. Magari ce lo siamo dimenticati, però toccarlo, sentirlo che è una cosa viva e in molti casi ha dimensioni maestose, forse ci rimette anche un po' nella posizione nostra giusta. Ci ricolloca esatto. Nel giusto albero. Allora, avete sentito quante cose interessanti e soprattutto quante cose che magari non si conoscono, no? Abbiamo visto la differenza che passa tra un ramo ben inserito nel fusto dell'albero e uno che è venuto fuori così perché l'albero aveva necessità. Quindi, insomma, l'arboricoltura moderna è fondamentalmente, ditemi se dico una scempiaggine, conoscenza approfondita di quello che è l'elemento. Assolutamente, sì, certo. Sì. Quindi ci aiuta a non commettere errori che esatto. In realtà. In realtà un bravo arboricoltore non fa altro che rifare quello che l'albero fa in natura. Gli alberi si autopotano in natura, c'è un albero nel bosco, quando decide, quando vede che gli alberi dei rami bassi, ad esempio, che sono sotto. Sotto chioma, non produce più, non lavora più, tra virgolette, decide di potarlo, quindi col tempo prepara delle cose, prepara ad esempio, si chiama proprio collare di commiato e qui si vede bene. Ah, bellissimo, collare di commiato è bellissimo. Prepara proprio questo collare che serve proprio all'albero per chiudere. Poi quando decide insomma di potarlo. Inizia già a prepararsi chimicamente all'interno. Esatto. Ad eliminare questo ramo. Quindi prende tutte le energie che sono rimaste nel ramo perché non spreca nulla, le rimette nella cassa, diciamo, che è il fusto. Ecco.
e con il tempo fa seccare finché rimane, diciamo, solo un mozzicone del ramo, e nel frattempo però il collare è chiuso, quindi impedendo in quel modo anche l'ingresso dei funghi. Perché il problema grosso... Con questo tipo di sistema qua, che si chiama compartimentazione. Quello, cioè, all'interno. Esatto, come un sottomarino. Tante piccole celle stagne che vengono chiuse perché non più funzionali, la pianta le esclude dalla sua vita, diciamo. Esatto. E tutto il resto rimane... Quindi l'albero ha dei sistemi di autoregolazione, di automantenimento, quindi in realtà i nostri sono degli interventi che madre natura ha già predisposto, ha già messo in cantiere. Quindi insomma noi, se ci andiamo giù con la motosega, facciamo macello. È chiaro che in ambito urbano... Io l'ho partito gestiti, prima, no? Infatti, ecco, in ambito urbano è chiaro che non puoi permettere i tempi lunghi degli alberi. O che un ramo cada su una macchina, su un bambino, su... È lì che interveniamo, praticamente solo precedendo un po', andando sì, un po' i tempi dell'albero, e quindi facciamo un po' prima quello che l'albero farebbe da solo. Farebbe da solo. Allora, dire insomma che i rami cadono perché sono stati, cioè, perché l'albero è troppo alto, oppure... no, bisogna potarlo, se non accadono gli altri, in realtà si dice una cosa inesatta. In realtà la potatura è una stimolazione, quindi ogni volta che andiamo a potare un albero, l'albero è stimolato a riprodurre. È uno stress in realtà, non è un sintomo di benessere, quindi bisogna sapere come, dove e quando intervenire, è importante. Quindi quando dici quel ramo è caduto perché l'albero non è stato potato, no, in realtà... Beh, dipende, se è stato potato come quell'esempio di prima, forse è caduto perché è stato potato, perché è stato tagliato. Anzi, non potato. Che è diverso, per quello che vediamo in giro non sono potature, ma sono tagliature, diciamo, chiamiamole così. Tagliature. Vengono tagliate, sì. Diventano dei bellissimi attaccapanni, insomma. Attaccapanni bellissimi, insomma, sì. Bellissimi in senso metaforico. Esatto, certo, sì. Quindi voi vi occupate, per entrare nello specifico, nel vostro campo d'azione, di questo, cioè voi attraverso anche una metodica molto scenografica, molto bella, cioè, per cui giustifica anche alcuni utensili che ci avete portato qui. Esatto, lavorate in pianta. Esatto. Ho detto... Il lavoro in quota su funi, comunemente chiamato tree climbing, è fondamentalmente è una tecnica di risalita per il posizionamento in pianta per il lavoro. Non è detto che un arboricoltore adotti questo sistema, perché si può fare un buon lavoro anche con le piattaforme aeree. Ah, ecco. Però in molti casi il tree climbing ti permette di fare un lavoro più curato, perché tu lavori dall'interno della chioma, dall'interno della pianta, quindi prima cosa vedi bene la struttura, sei più portato a fare una valutazione di stabilità della pianta, anche visiva semplicemente, perché tu ci devi salire. Ecco. Quindi cerchi di valutare lo stato di salute della pianta, non semplicemente sali su una piattaforma e inizi a potare o tagliare, insomma. Quindi diciamo che ti porta ad avere qualche attenzione in più. E poi sì, fondamentalmente ti permette di fare un lavoro migliore dall'interno della pianta, seguendo la struttura naturale che essa stessa ha prodotto. Si vedono e poi bene. È vero, sì, è divertente, può essere spettacolare, non dimentichiamoci comunque che è un lavoro che ha una certa dose di rischio, perché comunque attrezzi da taglio tenuti vicino delle corde. Bisogna sapere cosa si fa. Uno non ama l'altro, come sasso, carta, forbici, insomma, ecco. Però diciamo, quando da bambini si saliva sugli alberi, insomma, voi avete amplificato questa forma di divertimento. Ma in realtà... diciamo che il tree climbing è proprio un lavoro vero e proprio, non è... C'è il tree climbing ludico, che diciamo che non ha niente a che vedere col lavoro, e c'è il tree climbing invece che ha lo scopo, insomma, di andare in pianta e di potare. E quindi di potare. Ci si deve adeguare, perché... Bisogna essere abilitati a fare il tree climbing, non è che ci si inventa, insomma. Prevede che sopra due metri sopra un piano stabile, in qualunque lavoro, tu ti debba legare. Deve essere Quindi sicuro. Arrampicarsi con una motosega fra i denti, tra virgolette, passami la figura, no? E arrampicandosi come un primate... Non è lavoro, non si parla di lavoro. Non è lavoro, assolutamente. E quello che purtroppo non si sa tanto è che la responsabilità per questi lavori è del committente. Ecco. Cioè, tu mi chiami a casa tua, io mi arrampico senza essere legato, senza grandissimo rispetto delle norme di sicurezza, come l'uso di alcuni attrezzi, corde, casco, occhiali, cordino di posizionamento,
pantaloni antitaglio, se nel caso di uso di motosega, e io mi faccio male, il committente è il primo che ci va di mezzo. Io mi faccio male, certo, ma il committente rischia... Guai legali sono... Esatto. Sono. Perché appunto esiste la legge 81, esatto, no? Che è la vecchia 6, e successive modifiche, che regolamenta proprio questo, sì, aspetto tutto, del vostro lavoro. Tutto, sì, il lavoro, diciamo, fondamentalmente, diciamo che siamo anche un po' in attesa delle linee guida specifiche per il nostro lavoro, perché ancora non ci sono definite, ci sono delle regole, diciamo, generiche. E possiamo dire anche con un certo orgoglio che l'Associazione Alberi Maestri, di cui facciamo parte, ecco, ha preso parte proprio in maniera molto attiva in alle linee guida che si stanno delineando insieme all'INEAL in un tavolo nazionale a Roma. Per regolamentare sotto, sì, esatto, la forma, no, appunto, della sicurezza il vostro operato. Sì, perché anche il lavoro, anche il tree climbing di per sé è abbastanza... È un'attività vario, ancora giovane in Italia, quindi ancora, esatto, c'è un po' di confusione da... Non tutti usano le stesse tecniche di risalita e di lavoro in pianta. C'è un po' di... Quindi va un po' uniformato tutto quanto il discorso, e questo sta cercando di fare, come diceva Massimiliano, l'associazione insieme, tavolo, anche insieme ad altre associazioni, ad altri enti, insomma. Massimiliano, com'è la situazione nostra, visto che parliamo di qualcosa che all'estero è già partito un po' di tempo fa, rispetto da noi? Cioè, facciamo una piccola fotografia, perché tu conosci anche l'aspetto estero. Sì, sicuramente dal punto di vista sia legislativo che di conoscenza siamo leggermente un po' indietro rispetto agli altri stati, come gli Stati Uniti, come la Francia, la Germania, Svizzera, Austria, dove il tree climbing e comunque l'arboricoltura è conosciuta da più tempo, e gli arboricoltori è una figura proprio conosciuta, come anche il giardiniere, mentre da noi chi si occupa di alberi e giardini molto spesso purtroppo sono persone che magari si improvvisano, fanno altri lavori e poi fanno anche quello come secondo lavoro. In realtà il giardiniere o l'arboricoltore è una figura professionale importante e devi avere delle conoscenze approfondite per sapere quello che fai, sia su piante piccole che su piante grandi come alberi. Quindi, insomma, c'è poi anche un aspetto pubblico, no? Cioè, c'è il verde pubblico che va gestito in un modo, esatto, c'è quello invece privato. Diciamo che si sta muovendo qualcosa, nel senso che adesso anche nei lavori pubblici è proprio richiesta la figura dell'ETV. Che cos'è? È lo European Tree Worker. È una certificazione che un ente europeo rilascia a seguito di esami, dove si attesta, insomma, le conoscenze. Il Consiglio Europeo per l'Arboricoltura, in collaborazione con la Società Internazionale di Arboricoltura. Esatto. Diciamo che a livello mondiale è abbastanza uniformato come discorso, sia il lavoro su corda, ma anche l'intervento specifico proprio sugli alberi, come si pota, cosa si fa, come si trattano gli alberi, al di là della potatura, si possono fare tanti lavori di intervento anche a livello radicale, e danno forse più risultati spesso che interventi di potatura, come l'inoculo di micorrize. Dico questa cosa che sembra quasi una parolaccia. Sì. Utilizzare dei funghi buoni, perché cosa che non abbiamo detto prima è che gli alberi muoiono fondamentalmente per azione di funghi. Non è l'acqua che fa marcire gli alberi, ma sono i funghi. I funghi. Quindi quando si parla di tagli inclinati per far scolare l'acqua, non servono quasi a nulla. Mastici per chiudere, non servono quasi a nulla. Il fatto che è stato proprio dimostrato anche il mastice, che in realtà più che utile addirittura può diventare dannoso, perché comunque mantiene un ambiente umido sotto il mastice dove i funghi ringraziano e continuano a proliferare. Sono contento. Esatto. Esatto. Quindi credenze popolari, ecco, alle volte fanno. E invece più... ci sono alcuni funghi... casi dove può essere utile. Ci sono dei funghi buoni che fanno una simbiosi con la radice degli alberi, che si chiama micorrizza, e aumenta la capacità dell'albero di prendere dal terreno quello che di buono c'è per l'albero. In cambio cosa credono? Un po' di zucchero, un po' di zucchero. Sopravvivere, un po' di ami, di zucchero, insomma, per sopravvivere. E si possono usare questi prodotti per migliorare anche delle situazioni di stress di albero, semplicemente con degli inserimenti nel terreno di questi che sono prodotti... Non li abbiamo portati. Non li ho portati. Vabbè, però. Si sciolgono in acqua e si possono far arrivare alle radici dell'albero o anche di altre piante, funzionano anche su tantissimi altri arbusti e sicuramente danno un bel contributo per la salute dell'albero, perché
ne aumentano il suo potere di catturare dal terreno, dall'ambiente circostante quello che un po' di vitamine serve. Per sì. L'anno. Qui ci hai portato un tronco con un sì. Filo di ferro attorno e dei chiari segni di sì, sempre di per sempre per cosa non fare, insomma. Esatto, sempre per dire che noi siamo quelli che ci creiamo i problemi rispetto agli alberi. Questo era un cipresso, nemmeno troppo grande, però una decina di anni fa o poco più è stata fatta questa legatura, non vi so dire perché io l'ho trovato così, cioè non c'era più niente legato. Però un mese fa, con una bella colpo di vento, ha pensato bene 6 metri di punta di strapparsi. Di schiantarsi letteralmente. Prima di abbattere l'albero non avevo capito, perché io vedevo solo il pezzo mancante da qui e il ferro non c'era. Quando poi l'ho abbattuto ho capito cos'era successo, perché sembrava un po' strano che una punta venisse strappata così. È venuta fuori questa bella legatura. E anche lì i funghi hanno agito, no? Beh, qui diciamo che si è creato forse un altro problema. Lì c'è un problema meccanico prima dei funghi, proprio. Qui si è creato un problema che, come dicevo prima, l'unica parte viva dell'albero è una piccola linea tutta attorno che si chiama cambio e produce corteccia all'esterno, per farla facile, corteccia all'esterno e legno all'interno. Tutto il resto è legno morente o morto. L'alburno è legno morente, il durame, che è più interno ancora, è legno morto. Che ha la funzione di sostegno, di struttura. Fungono solo da... Esatto. Dorsale, cioè. Esatto. In questo caso, con questo fil di ferro, si è andato a strozzare, a interrompere un po' la continuità del cambio lungo il fusto. Ha retto per un po' di anni e poi praticamente non ha più lavorato, quindi non ha più potuto crescere e creare una certa stabilità. Ha ostacolato il passaggio di linfa. E in questa pianta era rimasta buona solo questa porzione di legno qua. Si reggeva la punta? Solo su questa parte, su questa piccola porzione. Quando il colpo di vento è stato troppo forte perché lei potesse resistere, ha portato via la punta. Capitano abbastanza spesso, su questo campione di betulla, su questo qua, si vede bene. Qui c'era un fungo che ha creato anche una bella concrezione all'esterno, questo era il fusto. Ha creato questa bella concrezione qua e si vede bene, se lo giro, che questa è l'unica parte che teneva tutto questo in tutto piedi. Solo... Era solo questo piccolo rettangolino qui di legno, tutto questo è legno marcio, che non aveva più nessuna funzione di sostegno. Da sotto si vede bene che questa è la parte colpita dal fungo, tra l'altro questo bianco è il fungo. È il fungo. Quello che noi vediamo quando... Vediamo i funghi, sono in realtà i carpofori, cioè i frutti per così dire. Il fungo in realtà è un filamento che si chiama micelio che corre lungo il legno e va a distruggere ove la lignina, ove la cellulosa, a volte entrambe le cose insieme. Ecco la porzione di legno che sosteneva questo intero fusto. Però non ha più retto, insomma, a un certo punto se l'è portato via. Il problema è che a occhi non esperti queste cose da sotto soprattutto non si notano, come certo. Anche questo esempio di platano. Dove è stato fatto un taglio drastico, in realtà se guardiamo bene dentro com'era. Ci passa un braccio. E molto spesso quando andiamo in pianta noi troviamo questa situazione che da sotto non si vede, perché comunque hai da sotto vedi questo. Da sopra si vede bene, ecco perché, ritornando al discorso di prima, il lavoro in corda è molto più minuzioso. Innanzitutto perché puoi andare a vedere proprio lo stato vegetativo, di salute delle piante. Entri dentro, vedi gli inserimenti delle piante, dei rami nel fusto. E troviamo anche queste cose qui, chiaramente, per tagli errati fatti. Quella in sarebbe precedenza. La casa di Cip e Choc, tanto per sì, più o meno. Più o meno. Esatto. Vabbè, però. Molto spesso però ritroviamo anche rami, come in questo caso, che ripartono proprio da problemi come questo. Quindi rami che sono inseriti in marciume, in realtà. Ed ecco perché. E ce li abbiamo lungo i nostri viali, perché poi i platani sono tra quelli un po' più diffusi, martoriati, diciamo. Sì. Comunque ogni albero ha modi diversi di reagire. Ci sono alberi che sono tra virgolette più permalosi come il noce, e ci sono alberi come il platano che sono. Ti perdonano un po' di più, diciamo. Perdonano un po' di più quelli gli interventi violento. Che noi facciamo. Quindi non ci rendiamo conto che la nostra pratica è sbagliata. Non l'associamo con i danni che poi dopo anni vengono fuori nell'albero. Perché il problema è che non è che vedi subito
i danni di una capitozzatura o di un errato intervento. Insomma. Lo vedi dopo anni. 5, 6, 7. Ci abbiamo delle immagini che ci avete portato che sono giusto o sbagliato. Era bello vedere. No, prima e dopo, forse. Prima e dopo. Questo è già un esempio, insomma. Questo era un Pino d'Aleppo. Questo è il prima. E questo è il dopo, un intervento anche se fatto qui da noi. Siamo dovuti intervenire, diciamo tra virgolette un po' più pesantemente, perché c'erano anche dei rami proprio che avevano dei problemi statici che abbiamo dovuto togliere. Questo è un prima, questo è il dopo, insomma non sembra tanto alterata, no? Ecco. Questo è un prima, questo è il dopo. Di una bella quercia. Che è ancora la forma di una quercia. Ipocastano. Vedendo queste foto, ecco, l'ho questa ad esempio, scusami, è una quercia che era stata precedentemente capitozzata. Qui siete lassù però, vedi? Sì. Ci siete, no? Precedentemente capitozzata, e anche su quelle piante si può fare comunque un buon lavoro per ricostruire una chioma. Non è detto che sia irreparabile qua. No, questo cioè, è la dopo. Pianta è rovinata per sempre. Sì, ok. E su questo non ci piove. Però si può mantenere nel tempo senza continuare a capitozzare, a stressare ulteriormente la pianta. Errare umano, ripetito, un prima, è diabolico. E un dopo quasi non si vede la differenza. Vedete come comunque dopo una potatura l'albero ha ancora la sua forma di albero. Esatto, quello che mi viene a prima vista notare è che in realtà una buona potatura non sembra che ci sia stata. Esatto, una buona potatura prevede che da fuori quasi non ci se ne accorge, ma sotto in realtà dopo la potatura ci sono dei rami sotto, quindi vuol dire che è stato l'intervento buono, diciamo. Questa è una palma. Sì. Direi che insomma, la perché c'è questa idea diffusa di intervenire in maniera massiva. Ecco. Questi siamo noi. Ecco, per tornare al discorso prima delle TV e della sicurezza, io personalmente mi sento molto più sicuro sulle corde, anche perché come vedete usiamo sempre 2-3 corde. Legati in punti diversi, quindi abbiamo corda di lavoro, la corda di sicurezza e una corda di emergenza. È un cordino di posizionamento. Come vedete qui è Lorenzo che è legato a una corda principale e poi dietro sull'altro ramo, adesso non si vede, c'è anche un cordino di posizionamento. Si vede un po' sulla pancia, con la riga bianca. E questo ci permette insomma di essere sempre in pianta in maniera sicura, perché è un lavoro sicuro, con i suoi rischi senz'altro, però è un lavoro. Questa è una bellissima quercia qui del nostro entroterra, dove come vedete qui non c'era neanche modo di accedere con una piattaforma, perché molto spesso non c'è la possibilità di arrivarci con la piattaforma, anche perché con la piattaforma per fare un intervento corretto qui dovresti togliere i rami esterni per poter arrivare dentro, quindi non è una potatura ma una... E questo è un abbattimento incontrollato. Questo forse è la cosa più rischiosa che si fa in arboricoltura, in abbattimento incontrollato. Controllato. Sì, cioè condizioni in cui un albero non può essere abbattuto facendo cadere pezzi in maniera libera, perché sotto ci sono opere che vanno distrutte e si rischia insomma di far danno, si possono calare pezzi legati su corda. Ah. E quando si cominciano a muovere pezzi abbastanza importanti può essere rischioso, va fatto seguendo le procedure, sicuramente non da soli, con una buona squadra con cui c'è un buon sistema di comunicazione che deve essere chiara, condivisa e semplice. Le procedure sono fondamentali, insomma. Comunque è affascinante questo modo, vedete, c'è questo contatto con la natura, sono degli arrampicatori, c'è un po' di alpinismo, c'è un po' di commistione di attività, no? Prima c'hai insomma le imbragature, c'hai i moschettoni che ricordano un po'. Sì, questa è un'imbragatura specifica per il tree climbing. Hai fatto un accenno all'alpinismo, sì, in realtà la tecnica è differente. Certo. Ci sono tecniche ben precise che sono solo per gli alberi. E anche materiali specifici per gli alberi. Esatto, anche infatti le imbragature sono ben diverse, perché in alpinismo non usi imbragature con queste cosciali così larghe e con questi schienali così larghi. Noi ci dobbiamo essere sempre appesi, noi in realtà arrampichiamo le corde, non è che arrampichiamo gli alberi. E quindi in realtà come salite in qua, come andate su? Cioè all'inizio? Vuoi dire, vabbè, un po' vi arrampicate. Adesso ci cogli in fallo perché non abbiamo portato un sagolino. Un sagolino non ce l'ho. Comunque. Diciamo che per farla semplice c'è un peso, un piccolo peso, con un cordino molto sottile. Viene lanciato quello. Ah.
Che è una tecnica che viene dalla marina in realtà. Mi sta venendo in mente appunto quando lanciano le sagole. Esattamente. No, tra una nave e un'altra, esatto. Lanciano il cordino, poi si passa la cima. Esatto. È quello che facciamo noi. Noi lo lanciamo sull'albero, il peso ricade di là e sulla cima di là ci leghiamo la corda che ritiriamo e quindi abbiamo la corda installata dal basso con dei sistemi di ancoraggio svincolabili e risaliamo le funi. Quindi servono queste attrezzature, questo tipo di imbragatura proprio perché noi siamo sempre appesi sulla fune, siamo sempre in tiro sulle funi. Quindi in arrampicata sportiva in realtà arrampichi la roccia e quando... Quando scivoli, diciamo, quando cadi, vai in tiro sulla fune. Noi invece siamo sempre in tiro sulla fune. Sembra a prima vista facile. Oh, parliamo velocemente dell'associazione, perché Certo. Sei parte di un'associazione che insomma, si occupa anche di questo. Prima l'hai citata en passant, così. Lascio la parola a Massimiliano. Alberi Maestri, sì, è un'associazione per la tutela degli alberi. Lo scopo dell'associazione, diciamo, è quello della divulgazione, della conoscenza, perché... come vedete questo qui è una foto di un corso, diciamo allora, c'è Alberi Maestri Associazione, che è un'associazione di promozione sociale dove facciamo appunto la divulgazione della conoscenza degli alberi e lo facciamo dove? Sia con professionisti del settore ma soprattutto anche con i bambini, che è il futuro. Ecco, diciamo. Il problema grosso è che, dal nostro punto di vista, è che manca proprio la conoscenza. Quello che abbiamo parlato fino adesso ci siamo resi conto in effetti che comunque manca proprio la conoscenza e quindi lo scopo è proprio quello di far conoscere le buone pratiche in arboricoltura. E anche sulla sicurezza del lavoro. E sulla sicurezza del lavoro. Poi c'è Alberi Maestri, centro di formazione, dove vengono fatti dei corsi di formazione, a cominciare da... Ecco qui, questo è un corso di motosega, dove abbiamo gli allievi di tutta Italia che vengono a fare... i corsi. Lo scopo del centro di formazione appunto è quello di abilitare, perché comunque ci sono corsi di motosega, corsi di tree climbing dove bisogna prendere un'abilitazione ai sensi di legge, e corsi di potatura, corsi di riconoscimento degli alberi, eccetera, corsi di potatura dell'olivo, valutazione di stabilità sì. Insomma, comunque... c'è un sito comunque dove rivolgersi per chi è interessato a questa, assolutamente, questa cosa. Per quanto riguarda l'associazione, il sito è www.alberimaestri.com e lì si trova tutto, sia quello che riguarda l'associazione che il centro di formazione, calendario corsi, informazioni. A breve saremo presenti intanto ad Agri Umbria ai primi di aprile, l'1, 2 e 3 aprile. Che è a Bastia Umbria. A Bastia Umbra. Questa qui è una foto dell'anno scorso, proprio della fiera di Bastia Umbra. È una fiera dell'agricoltura molto grande, una delle più grandi del centro Italia, dove noi siamo presenti su questo cedro a fare delle dimostrazioni di cos'è il triclami, cos'è il nostro lavoro e come funziona. Vedere dal vivo cosa succede. Questo è invece un momento ludico. Questo invece è Alberi di Maggio dell'anno scorso. Alberi di Maggio è un'attività dell'associazione che innanzitutto è una festa. Come vedete ci sono famiglie con bambini e poi ci sono i workshop. Qui era l'anno scorso dove i bambini abbiamo fatto dei nuovi impianti. Dove si tiene questa? La festa si tiene a Fonte Maggio, che è la sede sia di Alberi Maestri Associazione che il centro di formazione. E a Fonte Maggio di Assisi, che è un parco con un campeggio. E come vedete qui facciamo arrampicare i bambini. Bellissimo. Perché il modo più interessante di parlare di alberi è farli avvicinare e toccare gli alberi. Quindi con l'associazione facciamo molti eventi del genere dove andiamo anche nelle scuole, dove con la scusa di farli arrampicare i bambini li avviciniamo e avviciniamo anche i genitori al mondo degli alberi. Bene, invece se uno vuole utilizzare la vostra opera. Ecco, sì, diciamo che per avere informazioni o avere una consulenza, un sopralluogo o semplicemente avere, ripeto, altre informazioni che riguardano gli alberi, sapere su come informarsi anche, può cercare il sito della mia ditta che è www.arboribus.it. È ancora in costruzione, c'è la pagina iniziale, però ci sono tutti i contatti. Altrimenti può seguire un po' di cose che posto sulla Facebook, cercando Arboribus Fano.
semplicemente, o anche la pagina Facebook dell'associazione, che è Alberi Maestri. Quindi diciamo che in rete ci si trova seguendo Arboribus e Alberi Maestri. Vi si trova. Massimiliano, ti ho tolto la parola prima, volevi dire una cosa? Sì, volevo cogliere l'occasione per invitarvi anche ad Alberi di Maggio di quest'anno, che sarà l'ultimo weekend di maggio. A Fonte Maggio, ad Assisi. Allora amici, avete visto quante nozioni ci hanno fornito Lorenzo e Massimiliano sugli alberi, su questi amici che sono intorno a noi. Se volete vedere da vicino che cosa fanno e la loro associazione, potete appunto passare un bel weekend di fine maggio e venirvi a trovare ad Assisi. Naturalmente sulla pagina Facebook e sul sito ci saranno tutte le informazioni, però insomma, grazie per averci aperto questo orizzonte. Grazie a voi. Grazie a voi. Sul mondo degli alberi e che cosa sono, che insomma spesso ce li ritroviamo vicino e non sappiamo appieno invece in realtà che bellissima cosa sono, che bella cosa insomma la natura ci ha regalato. Si potrebbe dire in chiusura che il consiglio nostro, credo di poter dire anche certo, per Lorenzo, che se avete degli alberi, insomma, rivolgetevi ad arboricoltori professionisti, non rivolgetevi a chi si improvvisa, perché comunque i danni poi, non essendo dei manufatti edili, ecco, non si recuperano così facilmente. Quindi, insomma, facciamo delle potature, non dei tagli, come avete detto, in maniera scientifica e in maniera precisa, rispettando la natura, rispettando questi amici che ci danno così tanti benefici, come abbiamo detto prima. Bene, grazie Lorenzo, grazie Massimiliano, grazie per essere stati qui con noi. Questa puntata così interessante, anche un po' più lunga del solito, di dopo cena finisce, però l'argomento meritava, perché insomma, quando si parla di natura è sempre molto interessante, soprattutto scoprire cose che noi non sappiamo e che alle volte diamo per scontate. Bene, grazie agli amici che erano qui e vi rimando alle prossime. Ciao, ciao a tutti.